Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che è finalmente il video del meal plan. Me l'avete chiesto in tantissimi questo benedetto video e quindi finalmente vi faccio il video del mio meal plan. Allora, iniziamo con lo spiegare cos'è il meal plan. Il meal plan altro non è che la pianificazione di quello che andrete a mangiare durante tutta la settimana e di conseguenza la pianificazione anche di quello che dovrete andare a comprare per fare la spesa. Questo a me, questo tipo di organizzazione per quanto riguarda la settimana e quindi quello che andrò a mangiare è stata molto utile per diversi motivi. Allora, innanzitutto voi sapete che io ho due figli, entrambi i miei figli mangiano a scuola a pranzo, quindi questo mi ha permesso, mangiando loro primo e secondo, mi ha permesso la sera di non riproporgli lo stesso secondo, altrimenti sarebbe stato anche noioso per loro. Secondo motivo per cui a me risulta molto comodo è perché seguendo io una diciamo un'alimentazione diversa in questo periodo, più controllata, in questo modo riesco anche a variare i miei pasti, mantenendomi comunque sempre sul leggero e avendo sempre a portata di mano tutto quello che mi è utile per appunto seguire questa alimentazione. Quindi diciamo che è una cosa molto positiva. Vediamo come si struttura il meal plan. Allora, io qui ho il mio quadernone perché mi risulta più comodo, però voi potete farlo benissimo in un foglio qualsiasi, non è un problema. Allora, come si struttura il meal plan? Allora, io lo strutturo personalmente in questo modo, vi faccio vedere un esempio. Allora, io qui ho fatto tutta la mia settimana con i pranzi e le cene. Ho messo praticamente tutti i pranzi e le cene che io vorrei mangiare in quella settimana, perché di solito io faccio il meal plan il sabato o la domenica e quindi vado a fare la spesa dopo. E in questo modo mi scrivo quindi la settimana con quello che mi va di mangiare, con quello che voglio mangiare, ovviamente variando e tenendo conto, come detto prima, di quello che mangiano i miei figli, e poi accanto scrivo la lista della spesa. La lista della spesa io la scrivo a volte anche maggiorata, nel senso non prendo le cose risicate, ma le prendo magari in abbondanza per fare poi le preparazioni da congelare, da tenere nel surgelatore. Però andiamo con calma, se no facciamo tutto un pastrocchio. Quindi, prima di tutto, andiamo a scrivere la nostra settimana, scrivendo appunto a pranzo e a cena quello che vogliamo mangiare, variando, tenendo conto dei gusti personali, eccetera, eccetera. Poi, successivamente, prendiamo ogni pasto e scriviamo quello che c'è da comprare, ovviamente, non scriviamo quello che già abbiamo, scriviamo solamente quello che dobbiamo comprare con le quantità relative accanto. In questo modo praticamente io vado con la lista della spesa pronta a fare appunto la spesa e in questo modo riesco a prendere le cose che mi servono in quella settimana senza dover poi successivamente magari andare a prendere altre cose perché magari me le sono scordate. E mi permette anche, cosa molto importante, di evitare di comprare cose che invece non devo mangiare. In più, perché io scrivo le cose in quantità maggiorata? Scrivo le cose in quantità maggiorata perché poi io, facciamo un esempio, stasera voglio fare la minestra di lenticchie. Voglio fare le lenticchie con il farro a minestrone. Allora, cosa faccio? Io compro la confezione di lenticchie e ho il farro a casa. Invece di farlo, diciamo che la confezione di lenticchie è tanta. La confezione di lenticchie di solito è sulle 250 grammi. Io di solito utilizzo mezza confezione per un pasto. Cosa faccio io invece? Utilizzo tutte le lenticchie, quelle che avanzano. Ovviamente preparo la cena e tutto quanto, preparo il pasto, quindi preparo il farro con le lenticchie e poi ceno.
ovviamente la quantità è talmente grande che le cose avanzano. Quindi che faccio io? Prendo dei sacchetti del gelo, prendo i sacchetti del gelo e all'interno del sacchetto del gelo metto due cucchiaiate, due mestoli di zuppa e li congelo. In questo modo mi ritrovo praticamente la settimana dopo con delle porzioni di zuppa di lenticchie già pronte, che quindi posso benissimo, magari nei giorni che non ho tempo di preparare la cena perché magari sono fuori, oppure ecco io ad esempio il lunedì e il giovedì sera devo mettere qualcosa di molto veloce perché accompagno Aurora a danza e ritorno alle 7 a casa e non ho il tempo materiale di mettermi a preparare una zuppa volendo, no? Quindi che succede? Io prendo praticamente queste cose surgelate, le scongelo, oppure posso anche tirarle fuori nel momento in cui le voglio cucinare, tanto sono già cotte, sono precotte, e appunto in questo modo mi sono preparata già praticamente dei pasti per la settimana dopo, quindi evito magari se ho una settimana piena di cose da fare e non ho tempo di fare di cucinare bene, prendo direttamente la roba surgelata che tanto già l'ho preparata, invece di andare magari al supermercato a comprare le zuppe già pronte. Ecco, io facendo in questo modo ho veramente dimezzato la mia spesa, perché ovviamente vado a comprare cose fresche, vado a comprare cose che devono essere comunque consumate, non vado a comprare roba surgelata perché poi ovviamente se mi avanza la surgelo io, mangio in maniera più sana, perché ovviamente non comprando le cose surgelate e facendomi le cose da sola mangio delle cose sane, ovviamente fatte a casa, quindi non con conservanti e tutto il resto. Adesso vi faccio vedere nel concreto la mia alimentazione, quello che andrò io a mangiare questa settimana e quindi la relativa spesa che andrò a fare. Allora, scusate se l'inquadratura trema un pochino, ma ho il cellulare in mano. Allora, io sono alla quinta settimana, io mi segno anche le settimane un po' per avere un'idea di quanto tempo faccio questo tipo di alimentazione. Allora, iniziamo lunedì. Io a pranzo mi tengo sul leggero, visto che c'è stato sabato sera che siamo stati al festival, ieri domenica pomeriggio che siamo stati al festival di nuovo, abbiamo mangiato un po' di patatine, abbiamo un po' mangiato delle schifezzine, abbiamo fatto l'aperitivo con gli amici, quindi oggi lunedì ci teniamo leggeri. Come ci teniamo leggeri? Con bresaola e mozzarella a pranzo. A cena invece fagioli, tonno e cipolla, che a noi ci piacciono tantissimo, ed è anche super veloce da fare visto che oggi è lunedì e vado a portare Aurora a danza al pomeriggio e torno tardi. Quindi questo è quello che andrò a mangiare lunedì. Martedì, riso con tonno, limone e uovo. Questa è una ricetta che io ho visto da Selvaggia, che era stata a Temptation Island, e l'ho voluta provare, le ho dato un po' di modifiche, nel senso che lei utilizza il tonno al naturale, non mette sale, sinceramente fa schifo senza sale, invece in questo modo con il tonno normale, il limone, l'uovo e un po' di sale comunque nel riso è buona da mangiare, provatela. Poi la sera vellutata di zucchine con crostini, perché ho preso le zucchine fresche, a me la vellutata di zucchine piace tantissimo e quindi andrò a farla. I crostini anche questi li faccio io e sono dei crostini, sono praticamente il pane che poi io ci metto sopra il prezzemolo, insomma tutto quello che voglio metterci per insaporire. Poi li metto in forno 2 minuti e sono pronti i crostini, quindi super economico e super veloce. Mercoledì insalatona confesa e uovo sodo, che mi avete visto fare anche nell'altro vlog, a me piace tantissimo fare le insalatone, anche se fa freddo mi rendo conto, ma è un modo per me per sentirmi piena e non pensare al fatto che non ho mangiato la pasta.
Quindi ecco, anche perché voglio un attimino levare 3 volte a settimana la pasta o comunque i cereali, eccetera, proprio durante la giornata, perché voglio fare un esperimento. Comunque, mercoledì insalatona, appunto, e la sera una vellutata mista con freselle. Cosa intendo io per vellutata mista? Praticamente io prendo il minestrone, visto che a me non piace il minestrone a pezzi, lo frullo come una vellutata, in questo modo riesco anche a farlo mangiare i bimbi, e le freselle. Le freselle sono quei crostoni tondi, mi pare che siano napoletani, ditemi se mi sbaglio nel caso, che vanno bagnati leggermente, vanno praticamente bagnati e poi praticamente una volta bagnati si ammorbidiscono e fanno benissimo da letto per qualunque tipologia di vellutata o di zuppa. Io li compro all'Eurospin, ce l'hanno sia normali sia integrali e ce l'hanno non solo tondi con il buco ma anche allungati che però non si chiamano freselle ma si chiamano in un altro modo. Però il concetto è lo stesso, quindi vellutata mista con le freselle per cena. Passiamo a giovedì. Giovedì couscous con pomodorini e basilico. Perché? Perché praticamente ho i pomodorini e l'unico modo per mangiarli senza sentirmi male è appunto cuocerli leggermente, saltarli in padella come un sughetto e poi metterci il couscous. La sera petto di pollo con patate. Allora, il petto di pollo semplice alla piastra e le patate io ho trovato il modo di farle appunto con la paprika come vi dicevo e vengono buonissime, provare per credere. Venerdì, essendo che qui c'è la pescheria aperta, voglio prendere il filetto di platessa fresco e aggiungerci accanto o i finocchi o le carote. Io qui ho messo entrambi, però insomma poi deciderò quale fare, magari li faccio pure tutti e due, li mischio. E la sera sempre orata al cartoccio con gli spinaci freschi. Orata al cartoccio, anche qui è una ricetta rodata e super rodata. Quindi se volete ve la farò vedere e gli spinaci fatti semplici, saltati in padella. Sabato, avendoci i bimbi a pranzo, mi tocca per forza fare la pasta, quindi farò la pasta al pomodoro semplice e la sera faremo le piadine. Io di solito mi tengo o la pizza o le piadine il sabato sera perché non so mai se siamo a casa o se siamo da mia suocera, quindi diciamo che è una cosa anche sfiziosa da fare perché comunque è sabato, insomma, bisogna almeno mangiare il sabato e la domenica un po' più gustosamente. Qui ho messo piadina, le piadine anche queste le faccio io, me le faccio da sola. L'ho comprate un po' di volte per velocità e per provarle, però sinceramente preferisco farmele da sola. E fatte in diversi modi, tanto comunque ho talmente tante cose nel frigorifero che riesco comunque sempre a tirar fuori qualcosa. Domenica vedete sbarrato perché di solito la domenica noi siamo a pranzo da mia suocera e i pranzi di mia suocera durano talmente tanto che la sera a cena non mangiamo praticamente quasi mai. Faccio giusto ai bimbi una minestrina o comunque qualcosa per tenerli, per dargli qualcosa a loro, però di solito io e Samuele non mangiamo e ci prendiamo una tisana e mangiamo una tisana. Importante, cosa importante, non ho messo le merende. Perché non ho messo le merende? Perché di solito le merende sono sempre le stesse, ovvero se voglio mangiare, allora, se ho mangiato ad esempio lunedì che mangio senza carboidrati, mi faccio uno yogurt greco con i cereali. Se invece ad esempio qui ho mangiato il couscous giovedì a pranzo, il pomeriggio per merenda mi faccio una semplice tisana e vado via. Quindi diciamo che la merenda me la giostro un pochino a random, però ecco, se vi dovessi far vedere la dispensa della colazione delle merende come è messa, vi rendete conto che c'ho praticamente di tutto per la sopravvivenza. Quindi questo. Allora, questo insomma, questa è quindi la settimana che inizierà. Se volete che vi faccia vedere qualche ricettina
di queste che vi ho proposto, fatemelo sapere con un commento qui sotto e vi caricherò i video. Bene ragazzi, questo è tutto, io spero che sia stata abbastanza chiara, sinceramente non lo so, però spero che sono stata abbastanza chiara. Quindi niente, io vi lascio, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!